Numero 7 del Presidente. Concessione del contributo per la comunità montana Baleari per Braviglia Stulle in liquidazione a valere sul fondo del 2011. Del Presidente, programmazione dei fondi strutturali di investimento europei per il periodo 2014-2020, designazione dell'autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit. Numero 9 del Presidente, eventi alluvionali ottobre-novembre 2014, contributi straordinari per le famiglie evacuate dalla propria abitazione a seguito di eventi in oggetto, che c'è con relativo impegno. La possibilità è avvio con... Cosa vuol dire l'uno? Come? Mi sono distratto, stavo citando, mi sono distratto. Questo, non è il bagno. La numero 8. No, perché ho sentito alluvione, vi devo dire una cosa. Anch'io. La numero 8. Allora, quindi abbiamo cominciato con la 7, concessione di comunità, esatto. Okay. Poi la 8 è designazione dell'autorità di gestione, certificazione, audit. Okay. E poi la 9, vabbè, che ha l'impegno di spesa, adesso, okay, eventi alluvionali. No, volevo dire una cosa, è venuto a mi sarà riposta mattina. Penso che si possa dire anche tranquillamente, se per compiuto un errore dagli uffici, ha saputo. Io ho parlato ora con la Minervino. Nel senso che gli uffici hanno fatto un errore materiale, anziché scrivere 300-800.000 euro, è stato 14.000, non so come sia stato possibile. Quindi le sono liquidate in quel modo lì, e ottobre è chiuso, fino a che non facciamo un decreto, andiamo a togliere. No, perché io ho una bella parte mia. Io l'unica idea che mi è venuta, essendo che ho fatto è un errore materiale ed è un'esigenza reale, è di prendere una quota al mutuo, insomma, per discrezionare. Quanto ancora ci sia, perché una delibera l'ho portata oggi e assegno la maggior parte. Però potremmo anche decidere di profilare. Però io ho incontrato Rosario. Io ti vengo da te, infatti. Ho sentito la Minervino, perché della... Non so se decreto delibera. È un errore materiale, ma c'era. Non fatto da noi, eh? Da loro. E lui ammette. Hanno compilato male la scheda, cioè non hanno scritto quello che dovevano scrivere, e quindi hanno letto i numeri in maniera. Non... Però lei sostiene che gli darebbe la copertura con un decreto del 7 usando ancora una quota di soldi che non sono stati allora impegnati per le somme urgenti. Non sapevo. Guarda, io ho detto alla Carla di occuparsene un attimo, faccio il punto con loro la prossima settimana e poi vi dico. Il problema è che al mutuo finiamo oggi. Il mutuo dovremmo chiuderlo oggi. Chiuso, ma non possiamo chiuderlo diversamente, quello. Devo trovarli la programmazione. Però lei aveva un... altro modo, sai, novembre è vietato, perché è il 20 di ottobre. Però dell'evento di ottobre, sulle sue urgenze, lei ha ancora una somma. Allora, mia vigna oggi viene, non sapete. Non è a casa. Neanche la Roncalo, quindi oggi... E lei mi ha detto, no, non uso. Se noi lunedì, martedì, volessimo... No, no. Il 2 non ci sia. Il 7. È l'impegno... Diciamo così, la portiamo oggi. La portiamo oggi, molto basso. Poi c'è un'emergenza, poi c'è... Allora, non è un comune che ha fatto un errore, sì, poi io sono fatti i vostri, ma... Lui che mi salta il cervello, non te la morire. Bene, io la porto oggi, poi se c'è da aggiustarla, lo vediamo. Ci vogliamo fare... Prego, sì, non capisco. Si può fare qualcosa o no? C'era stato un blocco della caldaia che stamattina l'hanno aggiustato. Mettersi poi... nei maglioni, ragazzi. Adesso si va. Tiri un po' fuori la cassetta di Angelo. Io te la carta, se vogliamo passare. Ora vediamo, invece questa qui cos'è? Scusate, la domanda che spesso l'ho portata io. La nota. Alle famiglie con impegno di spesa. Ma come si fa? Facciamo l'impegno, punto. Sì, c'è un impegno di spesa. Adesso lo vedo.
Adesso volevo dire questo, per questa grande famiglia è sempre una terra un po' di nessuno, nel senso che mentre per il paese è chiaro che se ne occupa, mentre per le strade è chiaro che se ne occupa, tanto più dopo la fusione tra, diciamo, la protezione civile, abbastanza chiaro. Possiamo chiedere un po' a Ivan di coordinare questa parte, quello che già sta facendo, diciamo, sì, però sappiamo che è un po' lui, diciamo, no? Vabbè, no, però allora, bisognerebbe capire gli 8 milioni quali atti bisogna fare. Ok, no, i soldi ho capito, li impegniamo, la parte vanno per i mezzi, diciamo, auto, moto, motocicli, no? Poi ci sono gli 8 milioni che dovrebbero essere nostri, tutti nostri, dovrebbe capire che altri bisogna fare, senti un po' le belle minerdini quando rientra. E poi ci sono 175 milioni generali, che sono in realtà come gli 8 anche per le imprese, ma penso che devono andare sulle famiglie in questo caso. 175 milioni che vanno divisi, bisognerebbe che con la Minervini attivassimo un po' conti con Gabrielli per venire a campo di queste cose qui. Alla fine per avere un pacchetto di affidamento da distribuire alla famiglia. Le imprese, già che parliamo di imprese, la situazione a ieri sera è quella che sono state concessi 5 milioni e 9, erogati 4 milioni e 9, e sono state evase le pratiche riguardanti 399 imprese. C'eravamo posti un obiettivo di 400, a fine anno ci siamo. La differenza tra il concesso e l'erogato sta nel fatto che quando chi ha fatto la denuncia sul modello E ha lavori sugli immobili e gli immobili non sono di sua proprietà, se sono di sua proprietà viene liquidato immediatamente tutto, se non sono di sua proprietà aspettiamo solo per questi la presentazione della fattura, perché fa lavori, Cucinelli fa dei lavori sull'immobile di Montaldo e deve avere la certezza che i lavori sono stati effettuati. Quindi la differenza è questa qua, si sapeva, mi pare che il clima complessivamente sia di soddisfazione. Noi adesso quello di sopra i 400, sopra i 40, quando... sopra i 40 scade il 9 gennaio la presentazione delle domande, mi pare il 9 gennaio, non vorrei dire un'esattezza. Noi nella prima giunta di gennaio portiamo il bando per l'alluvione di novembre. Ma io lo fai sempre sotto e sopra? No, facciamo un bando. E quanto dai? Un mese? Faremo un mese per presentare. Esatto. Febbraio, quindi si andrà a fine marzo. Si andrà a fine marzo, tenete di conto che c'è un accumulo di pratiche che sta gestendo Camera di Commercio con una sofferenza non di poco conto. Credo che abbiamo tarato anche di un lavoro che è stato fatto un po' da tutti, dal nostro dipartimento, ma anche dalla Camera di Commercio. La tempistica di FILS è stata velocissima. Tu adesso stai ragionando su una cifra di 50, lo sappiamo. Di milioni? Vediamo. Io sto ragionando sul fatto che mi devo rabattare in qualsiasi modo per far sì che... Anche perché il criterio ormai è omogeneo. Tutti stiano dentro e sia per 60, tutti il 60-80. Cioè, non cambiamo il criterio perché sarebbe assurdo che chi partecipa a un bando all'altro avesse del... 60-80, 60% primo danno. 80% per chi ne ha avuto due di alluvioni, massimale 150. Sopra sotto solo la tempistica. Era solo per avere più rapidità. Io ho fatto la scheda alluvione e ho messo sul sito, che sia già, siamo d'accordo. Volevo affrontare il tema, diciamo, poi non l'ho fatto. Ma è incredibile però che devono pagare tasse su questi soldi. È incredibile, però è così. Lì c'è solo un provvedimento del governo che può detassare i contributi. Che vanno comunque nella parte. C'è un danno, tu gli paghi il danno. Attiva del... sì, del bilancio. Mi dicono... di legge. Sì. Mi dicono che l'ultima volta che è stato detassato i contributi è stata nell'alluvione del 70. Genova. Dopodiché sul nostro territorio non è mai più successo che fosse detassato. Ancora l'IVA nel 70, però c'era qualcos'altro.
No, no, perché la lice, valori. Non è qua a dire reddito delle persone fisiche. Sono i Balzaniche. Vivere il primo gennaio. Non c'era il Balzaniche, ma c'era il primo gennaio 73. Però mi pare che la partita imprese sta andando avanti, quegli 8 milioni che recuperiamo dal 2011, dato alle famiglie che qua in qualche maniera riusciamo a... Un mitico striscione nello stadio di Napoli, quando giocavano in Italia e Germania, che vinse 3-0 con quel gol di IVA di testa, se ne parlava già, i gol asportati non pagano IVA. Un pagamento nazionale che andava a giocare in Messico. Ne parlavo da un po', vabbè, niente, qui se è così non possiamo fare niente, certo. Ma poi se l'azienda però fa un anno in passivo non la paga, sono un umile ragioniere, non un commercialista, quindi non ho mai praticato e esercito la professione, credo che comunque ci sarà una parte del bilancio nel quale incide i danni subiti e qui c'è una posta negativa anche nel bilancio dell'azienda. Però adesso non vorrei addentrarmi in cose che non conosco, ci voglio già tutto e faccio quelle che conosco. Già lì. Grande fatica. Però mi pare questa partita delle imprese, se non ci scoppia per mano qualcosa, pare che sul binario giusto. Via. Poi il fatto che ne abbiamo pagati 400 assume credibilità il fatto che i soldi ci sono, che non era una fantasia quella quando dicevamo che gli avremmo dati cash senza aspettare gli investimenti. Quanti soldi gli ho dati? Dicevi? Concesso 5,9, erogato 4,944, quindi 5 milioni. Vabbè. Dunque, nel riepilogo che ho dato, che ho messo sul sito, io ho messo il, diciamo, 4 punti. Messo in sicurezza, e ho messo la tabella di Italia Sicura, e ho detto che aggiungendo i lavori, come dire, già da tempo presentati, fatti, programmati, corso, conclusi, arriviamo a mettere in campo circa 600 milioni di lavori di messa in sicurezza, questi 10 anni, da quelli già fatti e quelli diciamo da fare, con i soldi appena conquistati. Quando sono urgente si è conclusa la chiarella, non so se potete stare in conferenza stampa, voi, cioè quelli che fate queste cose, non faccio io. Che sono 12 e mezzo, 35, 10 di mutuo, più quelli con finanziamenti comunali, più grossi finanziamenti a comuni, genera fa molto per il conto suo. Penso che si faranno 100 milioni di somme urgenze, grosso modo. Cioè, no? E poi le imprese, penso che saranno 50. Tra i 50 e i 60 milioni. Io penso oltre 50. E poi le famiglie che appunto comincia adesso, ho scritto questa storia degli 8, 1,750, 1,6, no? Cos'è 1,6 di bilancio generale? 1,6 e quindi sono 10 che abbiamo già, 9,6 che abbiamo già, più quelli che vanno ai 135. Va bene, dai. Ok, già che siamo alle cose di impegno, dunque... il picco 15 non bisogna fare niente, è automatico, è gennaio. È così Claudia, è picco, sì. E invece l'APQ, che è una delle cose che vorrei dire, ma da gennaio possiamo spendere i soldi, non è che adesso vanno in coda. Sono quei residui 2000-2006. E avevamo detto di mettere... Che avevamo detto... Lo so, ma non siamo operari a ma non possiamo comunque di diciamo segnalato, quindi che non li segniamo. Abbiamo? Segnalato, quindi che non li segnalate. Non so se l'ha ancora fatto. Lo verifico, perché se non l'avete segnalato. Tra l'altro, ma se lo segnaliamo adesso? Sì, abbiamo perso, via. No, perso. Quindi ritroverai in assestamento. Mi c'è detto piano dentro, sono tanto a me, questo è male. Io ho detto 100 volte, ragazzi, 100 volte. Dato che sono aggiunti gli altri soldi di Montieri Maggiore. La partita lì. C'era quattro cose, una per provincia, che era Genova piano, che però non so ancora adesso come devo fare, perché abbiamo scritto che lo fa gratis, ma poi che si fanno dei concorsi di
Poi c'è Altano, che è importantissimo anche per la sanità. Poi Paradiso. E poi c'è una cosa di Borgioveri. Sì. Poi negli ultimi tempi ci sono risorse anche del Rio Maggiore. Però qui bisogna trovare il modo di fare un di averci a gennaio, se so, specialmente con il piano, anche gli altri. No, non so se abbiamo bisogno dell'assestamento, forse possiamo fare in variazione. Non dico variazione. Fare l'iscrizione. C'è il telefono, Claudio? Sì, sto verificando. Finisci. Eravamo iscritti con l'assestamento 2014 perché teoricamente dovevano essere impegnati in 2015. Dopodiché. E poi c'è. Facciamolo oggi, dai. Poi faremo delle modifiche. 1.035.000 ci sono quelli. Facciamolo oggi. Allora li abbiamo messi. Qui c'era il rientro di Rio Maggiore. Solo 1.30. Beh, però se ci avessero alcuni di Rio Maggiore, sono due cose urgenti. No, quello farai in processo. Era 617. Sono già entrati. Cosa vuol dire sono già entrati? Cioè, la sì, ma se sono usabili o no? Con l'emendamento in commissione abbiamo messo tutto, 1.035.617. Sono usabili da gennaio? Quindi siamo a 1.652. Siamo 1.652. Siete un po' presenti. Ok, andiamo avanti. Allora, del vicepresidente... Quindi abbiamo questi qui e abbiamo un picco, via, questi sono finalmente ancora. Il picco quanto è? 660 più 373. Va bene, quindi sono 2 milioni e mezzo, no? Più o meno. Fare, no? 2,6. Sono tutti i finanziamenti che riusciamo a usare. Vai avanti. Allora, vicepresidente. Rinnovi di accreditamento. Allora, rinnovi di accreditamento Fondazione Casa Cardinale di Castelnuovo Magra Spezia, numero 11, rinnovo con variazioni, laboratorio, analisi, Valle Stiglia. La 12 è una modifica, quindi rinnovo con variazioni di accreditamento al Santi di La Spezia. La numero 13, rinnovo di accreditamento al Centro Attività Cares di Genova. Poi rinnovo con variazioni l'accreditamento alla cooperativa sociale Cometa Spezia, e la numero 15 invece del vicepresidente, trasferimento del codice di intervento è 38.59 afferente di RG519 legatore striplici bene aggiornamento legislatore. Del vicepresidente numero 16, assegnazione delle risorse vincolate relative alla legge 135, ripartizione alle ASL, vincolo dei fondi finalizzati di intervento per la lotta contro l'AIDS e impegno di spesa. Numero 17, assessore Barbagallo, regolamento UE, numero 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del regolamento CE, 555 della Commissione Bando per la presentazione di domande di ristrutturazione e conversione dei vigneti per annualità 2015. Numero 18, assessore Berlangeri, legge regionale 15 del 2008, incentivi alle piccole e medie imprese per la riqualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica, approvazione atto aggiuntivo alla convenzione con FISE per la gestione dei contributi. Cos'è questa? Ma niente, è una modifica formale per riuscire a utilizzare una parte del fondo per far fronte all'emergenza alluvionale con l'attività promozionale a favore del Comune di Genova dell'alluvionale. Numero 19, assessori Berlangeri e Guccinelli, programma attuativo regionale FSC 2013, linea di azione, area tematica, complessi monumentale, concessione e contributo di creazione a favore del Comune di Priora per restauro Palazzo Stella, quarto lotto. Questo è l'ultimo lotto, conclusivo.
Poi cosa finisce? Fine anno più o meno. Eh sì, più o meno fine anno. Anche prima. Eh? Forse queste perché a FES questo passo. No, passo. Passo. Numero 20, assessore Boitano, liberazione 1200 passaggio 2012, 525 del 2014, bando per la riqualificazione urbana e diritti residenziali sociali nei piccoli comuni. Modifica modalità finanziamento, impegno di spesa a favore di Brugnato per 300. È soltanto esatto. Se questo qui lo avessimo già finito, invece ce n'è ancora un pezzo da dare, questo di ora. Questo di Triore era l'ultimo lotto. Pensavo che avessimo dato tutto. No. Secondo che abbiamo chiuso il secondo, e questo poi è stato il lotto aggiuntivo che era per finire la parte di allestimento, e poi c'aveva quel piccolo danno a quella. Questo è l'ultimissimo, sì, perché hanno finito prima l'altro e poi è andato avanti. Quindi mette l'assessore Boitano, e poi la 21 assessore Paita, contributi assegnati. La 20 cosa bando poi? No, lì è soltanto uno spostamento tecnico del finanziamento che... ...incorporare i colleghi. Guarda, una copia, ma non tutto vogliato. Fate la paginetta, diciamo. Ok. Il bando di qualificazione urbana che viene assegnato con il provvedimento dirigenziale, spesso sono stati milioni, a piacere. Numero 21, assessore Paita, contributi assegnati in forme associative comunali, bando 2013, proroga termine, rendicontazione, attivazione SUAP telematico. Quanti sono i comuni che sono quasi milioni? Costantino, mi pare. Gabri, mi dici la cifra esatta dei comuni che sono aggregati in Unione? 80. Sembra 80? Sì. Ma quelli che sono obbligati... Sto parlando dei comuni. Quelli che sono obbligati sono quelli sotto i 5.000, come funziona? Dunque, sì, sono sotto i 5.000 e noi abbiamo cercato di essere un po' flessibili, comunque sì, la regola è quella. Sono quelli sotto i 5.000, non sappiamo. Comuni sotto i 5.000 che si sono aggregati? No, ma che sono in totale. Ah, in totale. Per capire, poi me lo... Eh? Più di 180. Più di 180. Quindi sono circa metà, sì, meno la metà. Ok. Numero 22. Sono 80, sono 80. Più di metà. Meno di metà. Sì. Una cosa, esatto. Stesso concetto. Numero 22, assessore Palta, deliberazione 1396 del 2013, approvazione protocollo di spesa adoggiato di microzonazione sismica terzo livello, integrazione e pianificazione di emergenze urbanistiche nel territorio di comune di Sanremo, con impegno di euro 59.551,55. Numero 23, assessore Palta. Poi magari anche gli esclusi, per sapere, non ci sono. Sì, sì, c'è anche gli esclusi. Adesso vanno tutti. Cosa dire su questo? Numero 23, assessore Paito, PCM 3328, approvazione piano degli interventi di adeguamento strutturale antisismico, edifici del sistema scolastico, annualità 2011-2012, pari ad euro 79.000, ok, 34.905. Se la trovo, c'è Varese e... Io ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'ho per me. Dunque, contributo. Ce l'avevi tu? Me lo sì, ah, eccolo sì, qua, sì. Eccolo qua. C'è Varese e l'avevi tu? C'è Varese e Lerici e Varese, Bordighera. Lerici. Scuole, comuni, non so. Sì, scuole. Sono le scuole. Dunque, Lerici, scuola secondaria Mantegazza, Varese Ligure. E Itti da Passano, scuola primo grado, Caranza, e Bordighera, Maria Primina. Ma queste lingue, avevo capito che non ci fossero più scuola, parte la nuova, altrimenti non è così. No, aveva la fazione. No, questa lì è da completare la parte sì. Retrostante, per mettere in sicurezza totale. No, questa è l'antisismica. Sì, questa è l'antisismica. Riguarda la scuola nuova, penso di sì. Io non lo so con precisione, no, ve lo devo verificare. Vabbè, ci guardate un po'. Sì, no. Numero 24, assessore Paita. Non credo proprio.
Chiamo e ve lo dico. Rimozione del ponte Baile sul torrente Parmignola, presso la statale provinciale, strada provinciale 432, Bocca di Marmo, 20 euro, 20 dalla provincia della Sicilia. Sì, per rimuovere il ponte e riconsegnarlo, diciamo, a chi ne ha bisogno. Numero 25, assessore Rambaudi, approvazione schema di convenzione con FIS per la gestione di contributi ai piccoli comuni per l'inserimento di minori. Passiamo oggi la cosa che si chiama, la riunione di oggi è tranquilla. Era tranquilla, non lo sono mai, però insomma, un po' di cose l'abbiamo vista, la paia sta lavorando per l'impegno di euro. Numero 26, assessore Rambaudi, progetto sostenere l'impegno civile degli anziani, convenzione con presidenza, impegno di euro 100.000 a favore dell'associazione Auser regionale Ligure. Numero 27, assessore Rambaudi, progetti regionali, attività fisica adattata e memory training, impegno di spesa di euro 63.600. Numero 28, assessore Rambaudi, conferimento ad Arte del mandato per realizzare attività di supporto al processo di integrazione sociosanitaria, impegno di euro 9.521. E numero 29, assessore Rambaudi, progetto dentista per amico, concessione e contributo a favore dell'associazione Arche con impegno di 40.000. Per capire. Perché ce n'era che fanno lavoro, un fatturato pazzesco. Numero 30, assessore Rambaudi, trasferimento a FILS delle risorse derivanti da fondo di fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura di energia per scopi sociali. E qui faremo un bando, dico due parole, faremo un bando per miglioramenti energetici e strutture sociali, perché sono quelli finalizzati per il mandamento. Numero 31, assessore Rossetti, trasferimento ad Arcel, Liguria, di risorse per la prosecuzione del progetto Follow Me, fino al 30 luglio 2015, euro 48.050. E numero 32, assessore Rossetti, approvazione bando di concorso per organismi informativi accreditati, macro tipologia, studi professionali, per lo studio nell'ambito della istruzione e formazione professionale, secondo il numero 33, assessori Rossetti e Guccinelli, affidamento a Liguria Ricerche SPA del servizio di assistenza tecnica all'attività dell'osservatorio regionale sul sistema della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, impegno di 30.000 euro. Numero 34, assessore Rossetti, individuazione di IRE SPA quale soggetto attuatore per l'intervento di ripristino del Teatro della Gioventù, euro 460.447,98. Non paga noi. Sì, no. Perché è bene nostro, per la nostra. È l'alluvione questo. Sì. E come abbiamo preso i soldi per fare dei pacchetti di messa sommergente? 6-10 dei mutui interni. Noi abbiamo fatto per le nostre proprietà dei micro interventi via via con mutui queste entità per sostenere. E questi soldi come sono? È solo un'altra nostra alluvionale. Lui è molto critico. Adesso noi abbiamo sospeso, non a lui, a tutti i concessionari che in caso abbiano l'alluvione, non abbiano più locali come dati, eccetera, abbiamo sospeso tutti gli ospiti. Ovviamente i tempi della pubblica amministrazione non sono i tempi di uno che si gestisce casa sua, ed è chiaro. Il problema di cui lui, come dire, è portatore, è che lui non ha una morosità consistente e da molto tempo ad oggi coperta con fideiussione. Ma è chiaro che noi abbiamo iniziato a battere il tempo sulla necessità che lui rientri nella morosità coperta dalla fideiussione, ma poi devo intervenire. Direi. Numero 35, assessore Rossetti, misure di reintegro danni causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2014, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 40 del 2014.
impegno per la somma di 370 euro. E qui ci sono le automobili, 400 euro per auto, 150 per moto, 100 per motociclo. L'impegno di spesa copre l'ipotesi di, perché abbiamo ancora auto rottamate, e lì può andare di corsa, di fare lo stesso. Era una richiesta del consiglio, e ovviamente sono solo quelli che hanno rottamato, non quelli che hanno venduto, perché chi ha venduto ha incassato e ha fatto un'azione autonoma, e diventa complicatissimo inseguire il danno subito dell'automezzo venduto. Numero 36, assessore Rossetti, monitoraggio e verifica delle autocertificazioni presentate alle strutture della Giunta regionale nel 2013. Numero 37, assessore Rossetti, con rispettivo riferito conseguente all'operazione di cartolarizzazione e rendicontazione. Numero 38, assessore Rossi, integrazione linee programmazione dei provvisioni del personale per il 2014-2016, periano triennale di azione e conferma dotazione organica Giunta regionale. Numero 39, assessore Vesco, accordo Regione Liguria UNAR, cioè nazionale antidiscriminazioni razziali, per la definizione di linee guida per il monitoraggio caso di discriminazione amministrativa nella pubblica amministrazione, avvio progetto, impegno risorse euro 50.765. E poi due proposte al Consiglio, una dell'assessore Berlangeri, modifiche dello statuto dell'ente autonomo teatro stabile di Genova. Per conseguenza la provincia. Conseguente alla provincia e conseguente alla necessità di adeguare lo statuto alla nuova disposizione ministeriale per l'accesso al fondo unico per lo spettacolo per il riconoscimento di stato nazionale. E poi una proposta dell'assessore Rossetti di modifica della deliberazione del Consiglio 3 del 2014, piano dell'offerta formativa e puntuale adeguamento del piano di dimensionamento della rete scolastica. Adesso chiedo di avere fuori fatto per gli argomenti. Allora, del vicepresidente, assessori Rambaudi e Rossetti. Proroga termini per la verifica dei titoli degli operatori impiegati come host delle strutture sanitarie e sociosanitarie di quel DGR 820 del 2014. Allora, qui a seguito dell'incontro che abbiamo fatto anche in consiglio con i sindacati, abbiamo poi deciso di prorogare i termini che erano il 31 di dicembre. Quindi vorrei fatto inserire, se siete d'accordo, abbiamo avuto il tempo di parlare il 15 febbraio, perché se vogliamo fare un lavoro che ci richiedono di incontrare tutti gli enti gestori, vedere le situazioni una per una, penso che poi a fine gennaio siamo di nuovo un po' lì col fiato corto. E proviamo però a mettere, come dire, parola fine a questo tormento degli ossi. Assecondata. Senti un po', questo elenco qui dalle imprese che ci risponde su Twitter, uno che dice elenco pubblico grazie, è sul sito? No? Sì, sta sul sito di FILS. Sì, posso rispondere sul sito di FILS? Cioè, o giorno per giorno mettiamo lì? Mi rispondo così. Da Drago dice che è sul fondo FILS. No. Di volta in volta, ma le erogazioni non che ce lo chiedo adesso, cioè. No, ma tutti i contributi erogati da FILS sono sul sito, anche quelli dei bandi ordinari, dei fondi europei, allora. L'assessore Rossetti, riforma contabile prevista dal decreto legislativo 118 del 2011, avvio dal 1 gennaio 2015. Disposizioni attuative e di indirizzo.
118 prendi al mondo. Sono le cose che ci hanno spiegato la terra, tutto il tempo fa. Sono quelle cose lì. Assessore Rossi, legge regionale 40 del 2014, articolo 28, concessione di contributi a favore degli impianti sportivi appartenenti ad enti locali danneggiati dagli eventi naturali dell'ottobre 2014, euro 974.792,40. Sono 18 impianti sportivi che andiamo a finanziare. Dacci una coppia, dai. Lo faccio fare, poi c'è una rettifica e diventa totale 994 già. Ah, la sismica, posso precisare? 994. E virgola? Virgola perché era. 792, ok. Spero un attimo, questo contributo a quanto corrisponde il totale? Totale sì, sì. No, no, quello che diamo ai comuni del totale. Cos'è? A seconda dei comuni, sotto i 1000 abitanti copriamo anche l'intero costo, mentre per gli altri partecipo con 10, 15, 20% a seconda del, della classe dei comuni. Quindi sono recupero di alloggio sostanza più o meno, no? Sì, la maggior parte è qualche opera pubblica. Allora, la graduatoria vede Chiara il primo, Savona, Lasse, Prelà, Porto Venere, devo seguire così, giusto? Come c'è localizzazione sono sì. Quelli finanziati, che finisce con Trieste. Esatto, Porto Venere, anche la graduatoria. Settilevante, Saggia, Alberto, San Biagio. Masone, Costa Rinera, Pigna, Bolzano, Perinaldo, Raffallo, Genova, Cesio, Friuli. E invece diciamo quelli che non hanno soldi, insomma, sono Valle Tosia, vado con quella di Pietraligure, Diego, Davagna, Cesio, Triano, Cosona, Sigaretti, Monforosa, Pietraligure. In quell'ordine lì. Applicare, la Marina, poi c'è ancora dopo, c'è la pace. Poi ce ne sono un po' che sono arrivati in ritardo, giusto? Sì. No, le prime ci sono. Non ci sono perché... Allora, questa qui prosegue. L'ufficio legale non ha dato parere favorevole su quelle, quindi... Guarda in serie, fortunata. Sono arrivati in ritardo. Bene. Allora, l'assessore questa è la sismica quindi assessore allora Vesco Rossetti Arambaldi modifica dello schema di convenzione delle associazioni temporanee approvata con deliberazione 1923 del 2014 la farina di grigio modifica del termine ma questa è la sismica questo va a masso di micro del Presidente, presa d'atto delle relazioni previsionali e semestrali 2014 e sistemi e tecnologie di informatica, SPA, approvata con l'amministrazione, modifica della VGR 1441. Poi del Presidente, cessione ai di una... Da FASIA, sistemi di tecnologia di informatica, cessione di un'azione di FASIL ai sensi della legge per salvarti la ai sensi della legge 20 del 2014. Mi comprano una testa del Presidente. Agenda Liguria, approvazione obiettivi piano 2015 e approvazione del Presidente del disciplinare quadro delle attività di Liguria generale. Come dobbiamo gennaio proseguire perché dobbiamo vedere di là. Assessore Rossetti.
e anche il Presidente. Approvazione accordo di programma sistema locale per lo sviluppo del turismo ambientale TOCUP obiettiva 2 a valere sulla misura 3.3 e contestuale concessione ex articolo 44 legge regionale 2 del 2012. Qualcosa di dire per non chiudere, si sta per chiudere. Abbiamo mandato giù la cosa definitiva, ci siamo capiti in questi giorni, c'è. Dovrebbe essere così, sì, sa, no? Allora, ma c'è la scritta per il 2012 o no? Teorica, se ci fai prima di no, se c'è un discorso per il teore. Cioè, la scadenza più seria per lui era quella della spesa, che andava fatta 31 dicembre 2017, se avevamo tempo in università, quella era impossibile. Ma abbiamo parlato per modo di ci sono i tempi. La loro scadenza insuperabile è la certificazione. Controlla in sensi l'articolo 24,1 lettera B legge 28/2006 del decreto del direttore generale dell'Agenzia regionale per la promozione turistica in Liguria concernente il piano annuale attività 2015. Del vicepresidente, estensione a 24 ore delle auto mediche Golf 3 del servizio 118 Genova, zona Val Bisagno e Val Trebbi e della Sierra 4 del servizio 118 Savona, ambito finalese. E con questo tutto il 118 Ligure è H24, abbiamo 17 auto H24. Dove li abbiamo messo queste? Finale e Val Bisagno. Se lo sacrozza ti fa l'imitazione, vedere anche tu. Quando faceva Maroni. Assessore allo sviluppo. Deliberazione CIPE del 13 ottobre 1992, sistemazione contabile di euro 1 milione. Sempre assessore Rossetti, forse anche vicepresidente, sì. Risultato di esercizio delle aziende sanitarie ed enti equiparati in Liguria per l'anno 2013. Milioni CIPE, deliberazione CIPE su che? Del 13 ottobre 92 sistemazione no, sarà stato in un capitolo andare su una cose tecniche sì. E anche quello di lato di esercizio delle aziende sanitarie ed enti equiparati impegno delle risorse a copertura euro 76 milioni e poi dell'assessore sempre Rossetti, sistemazione contabile del minor saldo positivo di mobilità interregionale riferita ad annualità antecedente all'esercizio 2004 per un importo di 7.764.805. Anche quell'altro di qui. Vicepresidente, riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Liguria destinata all'assistenza sanitaria. Programma nuovi ospedali. Questa è la delibera che recepisce la conclusione dei lavori di IRE sui nuovi ospedali con l'individuazione delle tre scelte. Quando ce lo dico? Comune. Dicevano. Il comune ci deve mandare indietro il protocollo comune di Genova. Ci deve mandare il protocollo che abbiamo mandato in bozza con la scelta di, con le motivazioni della scelta del tempo. Quando pensi che lo fanno? Breve, io non so ci hanno allora deciso che lo scelto, ma io chiedendo sì, un po' di tempo. Il testo loro. Non ero aggiornato. Se prendiamo un po' di tempo, volevo fare un po' una riflessione sul fattore del comune. Se vediamo se abbiamo mezzo dentro. Allora, dell'assessore Rossetti, vicepresidente, deliberazione 1318 del direttore del DIR San Martino, IRST concedente il bilancio di esercizio 2013. Assessore Cuccinelli, Portfest 2007. 2013 misura 1.2.4 ingegneria finanziaria fondo capitale di rischio chiusura sportello
E assessore Guccinelli, approvazione protocollo d'intesa per la finalizzazione di strumenti di supporto ad attività di sviluppo e realizzazione di componentistica per automobile. Questa è una cosa importante, 30 secondi. Firmiamo oggi un protocollo nel pomeriggio con la Continental di Carcare, dove è un'operazione simile a quella che abbiamo fatto una quindicina di giorni fa con Bombardier. Continental sta definendo un'ipotesi di piano di investimento e di ricerca molto importante per andare a produrre una nuova generazione di freni a tamburo. Se riuscisse a far questo, se la casa madre decide che l'operazione si fa, è un investimento consistente di circa 35-36 milioni di euro della durata di 3 anni. Alla fine del processo loro stimano di tornare ai livelli occupazionali che avevano attorno al 2007, quindi vorrebbe dire circa 130 addetti in più rispetto agli attuali. Il protocollo di oggi è un protocollo che è simile a quello fatto con Bombardier, che noi diciamo che nel caso decidano questo piano di investimenti, da parte nostra c'è la disponibilità di utilizzare le risorse che per quanto riguarda il settore della ricerca possono essere usate anche per la grande impresa e mettere a disposizione un plafond di risorse che accompagna questo piano di investimento. Pare che in quella provincia, 15 giorni fa Bombardier, oggi questo protocollo qua, si dà una mano abbastanza rilevante a mettere in campo progetti importantissimi. Stanno investendo per proprio conto le aziende del settore del vetro nel potenziamento e nella innovazione degli impianti, quindi una provincia che vive una crisi profondissima ma che ha segnali di rilevanti dal punto di vista di voglia di tornare a investire, di potenziare il sistema industriale. Ho avuto ieri la visita di un ulteriore imprenditore che però non è ancora maturo per poter essere annunciato, dove anche lì si ipotizza. È stata con l'azienda anni fa, una bellissima azienda. Sì, è che però ha avuto un momento di leggera difficoltà, adesso se riescono a fare. Un buon moto per i tedeschi. Sì, se riescono a fare questo investimento, torna ai livelli del 2006-2007. Noi li accompagniamo. Assessore Guccinelli, Core Fest Ligura 2007-2013, asse 4, azione 4-1, implementazione risorse, assegnazione contributi a lotti integrativi, inviati nei termini quella di GR 1022. Sì, questa è una delibera dove voi ricorderete che avevamo dei residui per quanto riguarda l'asse 4 del POR, che avevamo fatto un nuovo bando, hanno partecipato, sono stati presentati 7 progetti. 3 progetti per errori di natura tecnica non sono ammissibili. Le risorse attualmente disponibili per quanto riguarda i residui sono risorse di 487.000 euro. Le 4 domande ritenute ammissibili ammontano a 639.000 euro, quindi non è possibile finanziarli al momento interamente. Al momento finanziamo il completamento del polo museale di Palazzo Fasci a Sestri Levante con 231.000 euro, il completamento dell'intervento di restauro e di recupero di Villa Cavagnari a Cicagna per 104.000 euro e il Museo dell'Archeologia di Pegli lo finanziamo per 152.000 euro. Il Museo di Pegli la richiesta è di 264 e in più è ammesso in graduatoria anche il castello di Montoggio per un importo di 40.000 euro. Noi siamo abbastanza fiduciosi con gli uffici che nel giro di tempi relativamente brevi avremo le risorse per finanziare completamente il museo di Pegli e per finanziare l'intervento di Montoggio. Basterebbe che alcuni comuni, piace dirlo, ma che hanno la certezza di poter, di non farcela più a fare certi interventi dell'asse 4, che ce l'hanno detto a me e alla Drago, ci facesse una lettera di rinuncia ai finanziamenti, ma
c'è una visione un po'. Lì vanno asse per asse le risorse. Sì, vanno asse per asse. Puoi fare da asse a asse. Si può anche fare, ma è un processo di riprogrammazione che necessita tempi, nei tempi più lunghi. Approfitto di questa delibera qua per dire anche che noi avevamo la scadenza del 31 dicembre, come sempre, nel quale dovevamo certificare un certo livello di spesa del forfait. Noi avevamo un obiettivo che ci aveva posto l'Unione Europea di certificare spesa per 395 milioni. Il DPS, il Ministero, ci aveva posto un obiettivo sensibilmente più alto di 412 milioni. Noi a oggi abbiamo certificato spesa per 416 milioni e 700 mila euro. Quindi siamo quasi 5 milioni sopra rispetto alla sticella che ci aveva posto il DPS. Questo nonostante le fatiche dell'asse 3 per quanto riguarda alcuni comuni, e questo grazie anche al fatto che, io lo voglio dire pubblicamente, che c'è stato un lavoro in questi ultimi mesi straordinario di FILS. FILS fra novembre e dicembre ha certificato spesa di soldi erogati alle imprese per le graduatorie dei bandi che erano aperti di oltre 14 milioni, quindi una cifra superiore ai 7 milioni al mese che abbiamo messo al servizio delle imprese scorrendo i bandi. Ci aspetta un 2015 difficile, perché se oggi abbiamo certificato 417 e il POR era 525, voi capite che ci abbiamo in un anno da spendere circa 110 milioni, che non è cosa semplice e facile. Sapendo che li dobbiamo certificare il 31 dicembre 2015, volta c'è un aiuto, ce lo dà l'alluvione, però non è sufficiente. L'alluvione quanto prende? 20 e 30? Sì. O dai 30 e 40? Meglio. No, dei 20 e 30 ci sarà. Il grosso ce lo devono dare, ce lo deve dare l'asse 3, che bisogna che prenda un accelerato. Però a oggi gli obiettivi che ci hanno dato li abbiamo superati bene. Assessore Guccinelli, approvazione del piano di rafforzamento amministrativo PRA in relazione all'attuazione dei programmi operativi 2000. Guccinelli Rossetti. Guccinelli Rossetti, Rossetti la deve firmare. Ah sì, è vero. Guccinelli Rossetti. Assessore Boitano, individuazione dei criteri di priorità per la concessione di anticipazioni di cassa di quell'articolo 31 della legge regionale 10 del 2014 a favore delle ARDE. Assessore Rossetti, Paita Barbagallo, concessioni di automezzi di proprietà della regione Liguria in uso gratuito per le attività di antincendio boschivo e protezione civile. Indicazioni e approvazione di schema di concessione. Assessore Cascino. Revoca annullamento impegni per incentivi a favore del personale regionale, impegni negli anni 2012-2013 euro 73.400. Assessore Rossetti, ripartizione. Me l'ha spiegato Tomiolo, abbiamo avuto dei finanziamenti che non avevamo diritto come dipartimento, no? Assessore Rossetti, ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relativo al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2015. Vicepresidente, impegno di euro 1.022.404 a favore delle aziende sanitarie delle SOE relative agli stranieri irregolari presenti nel territorio nazionale per l'annualità 2011. Impegni irregolari. Adesso non ci metti nel fondo. Ce li paghiamo noi. Paghiamo.
poco da problema non darci quelli pregressi. 117. Ho visto un messaggio scritto. Il vicepresidente impegna liquidazione delle risorse relative al payback a favore delle aziende sanitarie e sedenti equiparati per il sistema sanitario regionale per euro 8.445.000. Vicepresidente, integrazione al piano delle azioni per la promozione della sicurezza e della legalità per la formazione degli operatori, impegno di euro 40.000. Sempre del vicepresidente, programma formativo personale di polizia locale, scuole interregionali di polizia, impegno di spesa di euro 150.000. E del vicepresidente, convenzione con la scuola di scienze sociali dell'Università di Genova per l'osservatorio regionale su sicurezza urbana e legalità, impegno di euro 41.347. Assessore Rambaudi. Contributo al comune di Chiavari per lavori di ristrutturazione di immobile da destinare a servizio di pronta accoglienza per emergenze di protezione civile per ospitare persone evacuate dalle proprie abitazioni. Impegno di euro 200.000. Una cosa interessante, se non facessi il metà 4 in giro per la Liguria. Se non facessi il metà 4 avresti delle sedi. No? Bisogna dire l'ha fatto, ma non come bello. Assessore Rambaudi, linee operative per l'applicazione sperimentale degli interventi a sostegno delle gravissime disabilità, di cui alla DGR, anche il vicepresidente, scusate, di cui alla DGR 941 del 2014. Quindi questi sono alcuni aggiustamenti anche per venire incontro alle richieste. Come ce le vediamo oggi? Finalizzate la riunione di oggi. Assessore Paita. Riparto delle risorse derivanti dal mutuo a favore degli interventi derivanti dagli eventi alluvionali ottobre-novembre 2014 occorsi sul territorio ligure. Euro 7 milioni e 400. Allora, sono 4 milioni e 100 per il comune di Genova e invece gli altri per le province, suddivisi col solito meccanismo che le province poi scelgono gli interventi prioritari che ci hanno segnalato per le strade provinciali. Vai. Teniamo aperto per la piccola esterna sul comune. Allora, io diciamo direi la darei per approvata e poi se invece ce lo inseriamo dentro. Ci devo lavorare un attimo. Non è ancora arrivata, dovrebbe arrivare quella lì, 860 della ASE. Ma non la possiamo aggiungere dentro. E quella quota per i danni che avevamo previsto per l'ASE. Sì. Stavano preparando la sedi per no, possiamo aggiungere per impegnarci. Va bene, ma va oltre, diciamo. Sì, oltre. Ma era già previsto con la Roncallo che avvenisse così? No, no, lo chiedo per quadrare i conti. Dicevo perché c'è già stata una, mi pare, da 200 che è già passata. Quindi, dato che non c'è ancora la sedi per approvata. Allora diamo per approvata. Diamo per approvata. Sì, va benissimo. Volevo solo dire che noi la impegniamo oggi perché Claudia ci ha detto che dovevamo impegnare le risorse. Sta arrivando la delibera. Sono 74 più 860. Non è mica qui dentro. Sì, no, non è qui dentro. No, qui dentro, dei 10. No, no, non si è capito. È stato saturato il tempo, con gli impegni. Tutte le cose state impegnando. Ma infatti, per questo vi quadrano i conti, avete conteggiato anche questo? Lo chiedo un attimo. No, no, scusa, era la tornata che avete fatto. Abbiamo fatto. Ma sono sicuro. Scusa, mi sembra di capire che ci sia un problema di qualcuno che non ha fatto la segnalazione di un tempo. Stiamo cercando. Questa è un'altra. Sì. Questo, no, ma infatti si diceva. Quella di Claudio va in aggiunta. Vai verifica, ma quello che so io è questo. Che è stato fatto una divisione dei 10 e che quelle cose che dice Claudio sta nei 10.
quota non ancora impegnata, quindi il montaggio aveva quegli assistenti da fare della ASL, quelli stanno anche dentro i perfetto. Quindi in caso di a questo punto abbiamo mandato a voi di gestirlo, perché non è che per un'ora e tempo che possiamo tagliare fuori il tempo. In caso del sindaco di Venerdì oggi non c'era l'ascolto, non c'è la compilazione delle schede per un errore. Se siccome non abbiamo voglia del Venerdì nel calo, però la Minervina, se diciamo questa cosa qui si può gestire dentro ottobre, la gestiamo dentro ottobre, se no toglieremo 60.000 euro a tutti i soggetti, a parte la sanità, voglio dire, comunque province, come di Genova e quante province, vediamo cosa sarà il top. Dobbiamo fare oggi la verifica con la Minervini e completare la procedura. Se la Minervini dà l'ok, se no correggiamo. Allora, senz'altro quelli di Claudio stanno dentro i 10, non c'è nessun problema. Il problema è che questi 10 sono finiti con oggi, no? Con quello e quello che ha detto. Mi telefonavi, dicevo che oggi facciamo una verifica, se come cosa la Minervini c'è ancora un po' di margine, l'ordinanza di ottobre. Altrimenti rimoduleremo. Altrimenti sono stato. Sì, è quello che dicevo anche l'altro. Sono quattro province e Genova, sono sì. 5 enti, tra 100 diviso 5 fa 60, togliamo 7.000 euro in testa. Il problema è che domani. Quello che? Che l'impegno dobbiamo registrarlo entro domani. Quindi la verifica oggi. Chi ci pensa a te, Claudia? Sì, sì, sto facendo già. Mi sembra l'unico modo, 19.000 euro, quindi sono un comune così sono tanti, ma diviso sui 10 milioni è gestibile. Scusate, la delibera invece di montaggio, andiamo per la trovata, va bene, sta arrivando. 860.000. È sempre nei 10. 60.000 per altre, giusto? Per altre. Sì, questi 4 milioni per Genova sono abbastanza una grossa armadio, quello che è a Genova, no? La fonda Genova e Genova fanno molto grosso. Io stavamo concordato. Sì, sì. Poi dell'assessore Rambaudi, inizia. E Genova avrà poi sui 35 un ulteriore pezzo, perché qui ne erano arrivati soltanto 12, su 12 ne hanno 4, 35 su 12, su 22 ne hanno 4. Considera che l'utro, no, io ora parlavo del pezzo. Sì, noi col molto abbiamo coperto Genova, perché Genova non abbiamo dato niente sui 12, no? Sui 12, non mi ricordo, mi pare di no. Sì, abbiamo dato sul molto lo stesso. Va bene, dai. Vedete a posto questa cosa qui, poi l'alluvione, diciamo, 14 è più o meno conclusa. Se non siete d'accordo, pensate che debba essere fatto diverso, no, io no, lo faccio. Bene, dai, che non abbiamo tante altre possibilità. Io ho fatto con quello che avevo, poi se... No, ma i 35 in proporzione sono molto più che i 12. Sì. È molto meno, secondo me. Magari avranno un po' di più. Quando abbiamo sbagliato, secondo alcuni, ne hanno preso molti più soldi. Ma ovvio... quello lo racconto, ma... Andiamo avanti, dai. Allora, assessore Rambaudi, iniziativa europea per l'occupazione dei giovani in attuazione della convenzione col Ministero del Lavoro e piano regionale, regionale approvati con DGR 503, approvazione progetti e modalità di attuazione misura 6 servizio civile. No, no, è un'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. E poi, sempre l'assessore Rambaudi, legge 64-2001, legge regionale 11, sistemazione regionale, servizio civile, attività gestionali, formative e informative, di promozione, impegno di spesa di euro 158.281 a favore dell'agenzia regionale, però ad ARS, sono fondi nazionali, servizio civile. Del vicepresidente... assegnazione alla Spregio Novese delle risorse per borse di studio medicina generale, terza annualità, triennio, impegno di euro 1.600.820.
nel quale il socio, che cosa? Il bloccante il sistema del sistema. E vi deleghiamo, però fatelo. Chiama un po' la mine. Ho detto alla Carla di chiamarla. Adesso vediamo se mi del vicepresidente, accertamento risorse per borse di studio in medicina generale, Fondo Sanitario Nazionale 2012-2013, impegno di euro 34.000, l'ACL. Sono quelle lì che mancano, tra i genovesi. Pacchettino lì, sì, che mancano, quasi, sì, quasi finito. Sì, ma questo è poi sempre il vicepresidente, assegnazione alle aziende del Fondo Sanitario Investito del Fondo per la realizzazione degli obiettivi di piano per l'anno 2014, impegno di euro 102.468.573. Allora, Gabriella, per stare a ricordo, rientriamo, facciamo il decreto sfondi alluvione e risolviamo. È lì. Non serve modificare. No. Quindi va bene, vicepresidente, accertamento e delle risorse relative al finanziamento onere relativi al superamento ospedale psichiatrici giudiziari e impegno di spesa. Poi accertamento sempre per le risorse per finanziamento del personale per presidi per i detenuti internati tossicodipendenti, impegno di euro 378.000, che sembra accertamento impegno per finanziamento medicina penitenziaria alle aziende sanitarie, importo di euro 4.120.000, e sempre accertamento impegno delle risorse in materia di superamento di nuovo, degli ospedali psichiatrici giudiziari. Sono quattro. No, mi sono dato il titolo. Ah, sì. Senta, vedo questa. Poi del vicepresidente, schema di accordo tra Regione Liguria e Regione Lombardia per accoglimento di pazienti con residenza in Liguria presso le RAMS lombarde nelle more della realizzazione della RAMS di Calice al Cornofiglio Spezia. E c'è stato un ricorso sulla progettazione, adesso hanno si è stato pronunciamento, hanno assegnato al secondo abbiamo perso visto che abbiamo un po' di pazienti, 7 uomini e 2 donne, se abbiamo, con questa delibera approviamo un accordo con la Lombardia. Per cui in attesa di Calice i nostri li appoggiamo a Castiglione delle Stiche. Sono 2 donne che poi hanno fatto poi dell'assessore Rossetti, che non so se c'è qualcosa di... Programma di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 Italia-Francia, Alcotra, progetto in carico di collaborazione. Faccio come te. Poi dell'assessore Rossetti e presidente. Conferimento di incarica Deloitte con impegno di spesa, con relativo impegno di spesa. Poi dell'assessore Paita. E poi abbiamo fatto anche un nuovo ricerca, non so se ancora. Interventi finalizzati a ripristino della viabilità provinciale, interessata al passaggio al giro d'Italia, sistemazione e percorso di collegamento, zona parcheggio e zona spettatori comune di Costarai Nera, impegno di euro 540.000. E poi sempre dell'assessore Paita. Per il giro d'Italia. Sì, ma ricordo la ciclabile, non c'è io. E c'è dentro. E poi l'aggiornamento, legge regionale 10 articolo 12, adozione dell'aggiornamento del piano di tutela delle acque ai fini dell'avvio della fase di consultazione pubblica
per la VAS. No, quella lì lo volevo... Oh, signor... No, qual è... Chiedo scusa, ero distratto. Qual è questa? Questa? Dell'assessore Paita, adozione. Ah, no, no, niente, niente, niente. Piano di tutela delle acque. No, ho sentito parte, però la mia non l'avevo. Un disegno di legge degli assessori Rossetti e Paita, disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province. In attuazione della legge 56 del 2014, disposizioni sulle città metropolitana, provincia, unione e fusione di comuni. Ve ne parliamo un po'. Va. Allora, oggi noi la scadenza è il 31 dicembre, presentiamo una PDL che abbiamo affrontato ieri in osservatorio, oggi col tavolo osservatorio sindacato, DDL, che riguarda le funzioni conferite alle province da Regione Liguria e quindi l'attuazione della 56. Sostanzialmente noi diciamo che le azioni relative alla polizia provinciale, città metropolitana e dei centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, vengono congelate sull'accordo siglato con il governo. Allora, noi sostanzialmente diciamo che le politiche attive del lavoro, quindi centri per l'impiego, e le funzioni della polizia provinciale e di città metropolitana sono congelate perché lo Stato si è, in un accordo che discende dal 56, si è, come dire, ha chiesto di non prendere decisioni in attesa delle sue determinazioni perché la funzione rientrerebbe nelle competenze dello Stato. Noi, quello che tu stai dicendo è nella proposta di legge. No, cioè, non è la spiegazione della delibera. Comma 2 articolo 1. La legge. Faccio nel testo di legge. Nei principi diciamo che dobbiamo riconoscere... Quindi scusami, congelati vuol dire che rimangono... Attualmente rimangono alla provincia in attesa di capire, il rischio è che rimangano a costo provincia in attesa che il provincio e lo Stato si dia una mossa. Quindi strade, mi hai detto? No. Le strade non te le ho dette. Noi non parliamo delle funzioni. Allora riparto da zero, però devi stare attento. Ragazzi, noi qua regolamentiamo le funzioni che la regione aveva dato alle province. Le strade e le scuole superiori, compito istituzionale delle province, rimangono alle province, alla città metropolitana, e a noi non interessano. Quindi noi abbiamo le politiche del lavoro, parte date dallo Stato, parte dalla Regione, e le polizie della polizia delle province e della città metropolitana li congeliamo, in attesa che lo Stato ci dica cosa vuol fare, con il rischio evidente che però il carico del costo ricada su di noi, sulle province. È anche vero che i CPI sono sostenuti dal Fondo Sociale Europeo. Le quattro funzioni che noi ci riprendiamo, riconoscendo nel testo di legge un ruolo determinante da parte della città metropolitana, sono la difesa suolo, il turismo, la formazione professionale, la caccia e la pesca. Su altre materie abbiamo urbanistica, in discussione la norma che regolarizzerà le funzioni attribuite ai diversi livelli degli enti locali. Abbiamo quella del TPL già normato con la 33/2013 e quella degli ambiti ottimali per le funzioni a servizi idrici integrati e dei rifiuti, la legge 1 del 2014. Cosa succede? Che invece attribuiamo due funzioni ai comuni che potranno essere gestiti come unioni dei comuni con delega agli uffici delle attuali province e città metropolitane,
conglomerato cementizio armato e attività di controllo delle costruzioni in zone sismiche, i cui costi sono tendenzialmente a carico di quelli che fanno le domande perché pagano, come dire, i diritti. Richiamiamo il percorso del personale assumendo che entro, non oltre il 1° luglio, il personale e quindi le relative strutture, beni mobili, immobili e quanto altro vengano trasferiti ai soggetti a cui viene trasferita la competenza. Riconfermiamo il ruolo di ARSEL come ente che gestisce per regione e che diventerà, ai sensi della normativa europea, quindi la formazione professionale trova in ARSEL un'organizzazione con direzioni provinciali e direzione generale. Cultura, sport, spettacolo sono attribuite alla regione per quanto concerne le funzioni che richiedono una gestione unitaria a livello regionale e ai comuni per quanto concerne i servizi di interesse locale. È chiaro che il problema tra la proposta di legge, che ripeto è aperta, più come dire di qualunque altra proposta, perché dobbiamo affinarne le linee tra il Del Rio, le norme regionali e quant'altro, ma soprattutto dobbiamo approfondire lo schema di gioco al calco le autonomie locali e con i sindacati sul tema del personale. Il tema del personale è più delicato, perché è chiaro la modalità del governo è quella di avere tolto le risorse al punto che il carico di personale è pesantemente compromesso sui costi delle province della città metropolitana e quindi più o meno, noi ovviamente parliamo di costi, ma i costi poi li traduciamo in persone, rimane, come dire, l'idea che circa 20.000 in Italia e circa quindi 650-700 dipendenti delle nostre quattro province vengono trasferiti nella pubblica amministrazione. Stato, regione, comune. No? Esatto. Infatti la legge di stabilità dice che può essere assunto solo chi ha vinto, quindi le graduatorie non sono più. C'è una richiesta precisa anche a noi, compreso il sistema sanitario, sia sui livelli dirigenziali che no, di sospendere tutti gli avvii, i bandi concorsuali, in modo che i comuni, la regione e tutte le PA si assumano l'onere di ricevere persone in mobilità dalle province. C'è un tema tempistica delicato, perché è molto probabile che il 2 gennaio la provincia di Spezia dichiari il dissesto e le altre tre vadano in predissesto. E c'è un conflitto, perché in legge di stabilità si dice che il personale è pagato per 2 anni e poi all'80% per altri 2, ma c'è una legge di stabilità che dice che chi va in dissesto mette immediatamente fuori ruolo, se posso usare, in mobilità, è pagata all'80% il personale, se dichiara il dissesto. Quindi il rischio che per marzo, aprile e maggio, quelli di un certo numero di persone di Spezia. Adesso cosa vogliamo fare? Adesso noi abbiamo deciso di far così. Manteniamo l'osservatorio in piedi, perché ovviamente per ogni funzione ci vuole un aggiornamento o addirittura una legge regionale. L'osservatorio ha come obiettivo arrivare a marzo a definire questa legge in modo che entro luglio ci sia il personale trasferito. Congiuntamente ai sindacati chiediamo alle prefetture di attivarsi con un tavolo stabile in prefettura per capire la PA come si comporta. Perché se li vediamo quando adesso? Noi abbiamo detto dopo il 7, nel frattempo comunque hanno capito, diciamo, la nostra linea, che è ora diciamo insomma quello che possiamo fare, poi facciamo insieme ancora un pezzo della battaglia col governo
e nel caso in cui non dovessero esserci spiragli, torneremo a affrontare anche il nodo degli ulteriori 80. Oggi questa linea qua è passata. Gli 80 sono quelli che non prendiamo e che svolgono le nostre funzioni, ma come dire, in esubero complessivamente rischiamo di averne tolti quelli che prendiamo noi e le loro per fornire. La cosa che vorrei che tu avessi chiaro, perché il governo non può non dare una mano, è che se noi avessimo la possibilità di applicare la pre-fornera, noi e i comuni, esclusivamente sul meccanismo provincia, cioè io ne metto in pre-fornero 6 perché prendo 6 della provincia, e quindi ci sarà un carico IMSS, però se noi potessimo fare così, il problema, presumiamo, possa essere assolutamente attaglio. Vuol dire 20.000 pensionati. In Italia vorrebbe dire 20.000 pensioni, cioè il 10% del personale si stima che sia, vabbè, dai, suscettibile di essere interessato. Ok, adesso bisogna fare un lavoro, adesso andiamo avanti. Dai. Allora, allora, gli argomenti, il numero 1 è rinviato, ovviamente appena ce l'abbiamo. Assessore Paita, iscrizione di ANPAS, coordinamento regionale della Liguria, l'elenco regionale del volontariato di protezione civile, e poi un argomento fuori sacco dell'assessore Rossetti. Cos'è? È sulla logistica di spazi. No, no, però io chiederei questo, perché abbiamo le polemiche de Ferrari e non de Ferrari. La determinazione a cui arrivo è questa. Noi oggi, stante le situazioni, andiamo via da de Ferrari. Avevamo già detto 2017 perché si deve liberare il civico 17 della terza torre. In sei mesi, noi abbiamo a contratto sei mesi per dare la disdetta, quindi non possiamo formalmente dare oggi una disdetta. D'altra parte ci hanno fatto delle proposte interessanti ma non sufficienti. Per cui politicamente io dico che noi determiniamo di non accettare le loro proposte e quindi evidentemente appena avremo a sensi del contratto la possibilità ce ne andiamo. Se da qui a là ci fossero ulteriori proposte interessanti, facciamola senza sesso, insomma, non andiamo alla disdetta. No, non possiamo andare a avere la disdetta dopo sei mesi di liberare l'immobile. Però io rimango qui non avendo confermato gli anni in vacanza contrattuale e verifichiamo anche quali sono le condizioni di questi due anni. Va bene, allora, 5 minuti. Scusa un secondo, manca la delibera dell'ISA, non so come mai non è arrivata, però è urgente, quindi adesso sono dall'ufficio, perché scade l'ISE vecchio, diciamo, oggi 31, dal 1 di gennaio ci sarà l'ISE nuovo. Un'informazione, per i servizi che sono già in atto, possiamo andare avanti con l'ISE vecchio senza richiedere adeguamenti e quindi con le fasce precedenti. Invece per chi ha bisogno di per i servizi che partono da gennaio, le persone andando all'INPS o andando ai CAF li fanno automaticamente col sistema informatico l'ISE col calcolo nuovo. Noi dovremo adeguare i nostri regolamenti. Io ho già scritto a tutti i dipartimenti, se ritenete mi faccio carico io di coordinare questa cosa, perché abbiamo le fasce ISE sia per l'istruzione che per l'edilizia. Perché bisogna fare un po' di proiezione e capire come cambia poi la fascia di agevolazione. E poi ho visto che c'è un piccolo errore sulla delibera OS, perché non fa riferimento alle tariffe che abbiamo cambiato con la finanziaria, poi magari l'ufficio lo cambia. L'ho riletta bene. È quella firma congiunta. Sì, quella, perché in finanziaria abbiamo passato le nuove tariffe. Le nuove sanzioni. E lì fa ancora le nuove sanzioni. Cioè, lì fa ancora la delibera faccio riferimento al collegato. Non alla legge 20 che è già un punto superata. Aprite un attimo la cartina, 5 minuti per usare un termine. Dunque oggi viene il giocare di noi, parlerà 10 minuti più, qualche d'ora, che è il capo, sono legato, che è le navi, la compagnia di apporto, diciamo, l'agenzia marittima del porto. Era 57. Il fatto questo è il gruppo MSC, insomma, il 50° che presentiamo questo settembre. Ho messo sul sito una scheda sull'alluvione senza opere di riscaldo che non conoscevo bene, in quanto appunto sono quelli che vi ho detto, troverete la scheda più allegata con messa in sicurezza, somma urgente, famiglia e imprese.
E va bene. Dopodiché volevo dire questo per quanto riguarda la comunicazione sui interni sul sito. Noi non facciamo più il paese, però che dai a Renzo in questi mesi di aggiornare, a Renzo, a Renzo, di aggiornare quelle che hanno avuto la presenza di a Piaggio, no? In modo che lasciamo aggiornamento senza fretta. Mentre nei 50 argomenti un po' più generali, i singoli assessori, un po' di calma, sa fare marzo, se le cose da aggiornare lo facciano, insomma, no? Giorni di lancio, sono facili, eccetera, eccetera. La scheda che presentiamo oggi è semplicissima, perché dopo è già inaugurata, è la sagomatura delle gallerie della linea di Bussano, cioè, in cui possono finalmente andare anche il rinaldo, quindi cosa. Poi, io da qui in avanti andrei a inaugurare cose che ci chiedono più che programmare, no, insomma. Per esempio, il 8 gennaio non ci andiamo, cioè, ci vuole venire a dire, cioè, immagino scritto, immagino ci vuole venire, ci vuole venire. Poi IVA ha riassunto qui le schede presentate in 16 mesi, sono 117, per un totale di 800 milioni e 8, mancano le grosse che presenteremo adesso. Penso che ne presenteremo circa 150 in tutto, nel senso da programmare grandissimi interventi, ferrovie, porti, ANAS, autostrade, tutto di da programmare. Mi ha fatto un po' di conto, pensiamo di poter presentare circa 150. Beh, 16 per aprire. Aprire si può ancora. Informazione istituzionale, va bene. Volevo programmare un attimo l'attività. Noi prendiamo il 9, saltiamo il 2, le notizie. Mi sembrerebbe utile, tipo, seguimi un attimo. Il 9 fa un po' il punto sul bilancio sanità, bilancio regione. Adesso una seduta con pochissime pratiche, penso. Io cercherei di andare un po' a poco generando la spesa facoltativa per i primi mesi, no? Perché è chiaro che noi dobbiamo riprogrammare il bilancio e funzionare la finanziaria, quindi la legge stabilità, e quindi fateci un po' una relazione del 9, sia Tito che Claudio. Ecco, il 9 mattina c'è un'assemblea pubblica in provincia di Imperia, bella. Sì, ho visto, io non ce la giù, se c'è giù, ma cosa facciamo? Mandiamo... Gabriele, ci puoi andare? Giovanni? Giù. Uno di scusate. Due. Io ve l'ho detto ieri, che me l'hanno detto che dovrebbe... No, potrebbe anche non... Possiamo andare a giù, tanto da... Ci rinviamo da... Ci si dopo, noi... Ci sentiamo un po', va bene. Mentre il 16 vorremmo fare il punto per FAS, adesso ho capito che tutti in piedi che se ne occupano, allora 9 bilancio e 9 sanità. Nel senso che vorrei capire un po' bene se da qui al 16 andiamo qua chiaro un quadro di certificazione, perché dal 7 siamo tutti, penso, no? Perché continuiamo ad avere dei ritardi di certificazione. E poi il 16 portateci un po' un quadro di com'è il FAS ora. Così quando è malata Roma e di come doveva diventare se doveva cambiare ancora. Dico il 16 perché il 9 faremo un ragionamento sul bilancio che interesserà al FAS e poi il 16 cerchiamo di capire come si va a fare. Dunque, nei 5 minuti che ancora abbiamo, sei, 5 minuti tipo. Ci siamo di più solo dopo una vita. Ti aspetto che lo dico. Oh, noi abbiamo, io vorrei fare un po' una conferenza stampa di fine anno, però ho l'occasione per dire che vuoi partecipare, dare le competenze ben accesso. Allora, noi abbiamo un complesso di questioni grosse che riguardano il Genova, io vorrei affrontare un po' a viso aperto. Non solo Genova, ma in particolare Genova, visto che ieri mi ha fatto riferimento anche a Doria. Io ho elencati almeno le principali, sono arrivato a 7. Non riguardano solo loro, ma... Uno è questa questione dell'onda, che adesso diventa una segnale metropolitana. Secondo me si può chiudere una cosa, se si vuole, però se poi ogni volta, come dire,
cominciano a fare i curvi anche sul fatto che dicono che non va più bene l'area di l'area di calma, quella per lo smarino. È chiaro, no? Ormai stanno battendo in ritirata. Non so, praticamente non so comune. Perché se te dice una riunione molto complicata in comune, mi sembrerebbe anche logico affrontare questa cosa, una logica istituzionale. La seconda è il TPL, nel senso che noi dobbiamo sapere adesso cosa facciamo delle nostre questioni. Se abbiamo messo i fondi per i bus, dobbiamo sapere cosa compriamo. Abbiamo messo i fondi per gli esodi, dobbiamo capire come si fa l'esodo, e bisogna fare un bando complicatissimo per la gestione, diciamo, per il servizio, in cui c'è un nodo complicatissimo che riguarda la metropolitana di Genova Ferroviaria, che interviene a metà del rapporto che vogliamo sviluppare con la metropolitana d'Italia. Quindi cosa facciamo? Lo disegneremo in funzione di quella roba lì, insomma. Poi c'è il tema rifiuti, che mi pare stia esplodendo, che noi possiamo in parte risolvere su Spezia, su Armonina, su Vado, attenuando, diciamo. Quando si provò a dire che la cosa una volta era ordinaria, nel tempo di viaggiare sentivo dire che non si faceva per favorire una compagnia. A questo tema qui si lega un po' il tema con Emiliano, perché da mesi noi gli chiediamo di convocare la conferenza di parlare assolutamente, non lo fanno, ma l'unico modo per sapere se possiamo liberare servizi a favore di altro, diciamo, è tra l'interesso. No, noi abbiamo 3 mesi, 4, cioè, non rispondere vuol dire che la cosa va consumata. Io le voglio un po' dire in fila questa cosa. A questa cosa qui si lega ancora più di più la questione del gestore, nel senso che non è compito nostro decidere dove si fa, ma se si facesse con il mediano e con le cose prese in considerazione potremmo liberare risorse per la bonifica, che però ci sono solo mezzi e finiamo la risorsa. Poi siamo fermi da mesi, noi almeno per il progetto piano, nel senso che non sappiamo a chi destinare queste risorse per le cose. Nel senso che il piano scritto da lui non servono, però dice che bisogna fare concorso, quindi a chi destiniamo? Li destiniamo al comune. Cioè, questi fondi della PICU, che adesso abbiamo prorogato ancora, li usiamo per altro, servono anche per questo progetto. Poi c'è l'ospedale del Ponente, che vorremmo chiamare, e poi c'è il progetto, e poi c'è la questione provincia, che vale per tutti, ma che per Genova si può particolare, certamente per le altre potrebbe essere un transitorio per il definitivo. Ora, questo è un oggettivo, non di entrare, diciamo, locali, sia per la. Io non so se valga la pena di porre, diciamo, il problema, il rapporto, come dire, forte a partire da domani, l'uno, il due, quando si vuole. Perché noi abbiamo ancora 3 mesi di consiglio scarsi, infatti finiamo il. Che siamo per 17, se non c'è più. Io dico scarsi perché si comincia a 10. E ci abbiamo invece 4 mesi di giunta, ieri, insomma. Poi, l'ultimo mese la giunta che dobbiamo dei consiglieri un pochino ridotti, non come ordinaria amministrazione. Quindi noi abbiamo 3 mesi di pienamente. Sono tanti tempi, non so, la vorrei mettere un po' così, perché adesso mi sembra anche inutile andare avanti a scambi, no? Perché? Infatti io pensavo, visto che la materia è tanta, proponiamo di fare un incontro. Non trovate i lavori? La giornata di lavoro dove si incontrano le due giù. Perché adesso ho visto che lui ha replicato Ella. Ma scusa, ci sei dato a confrontarsi, sinceramente. Ma sinceramente anche lui alla conferenza con più contenti, tanto più di là, anche nell'iniziativa che ha fatto sulla provincia, qua ci ha svolto una critica verso di noi. Gli attacchi oggi non hanno posto, eh?
sindacati oggi non ci hanno opposto il fatto di avere la delega della formazione, ma su quello è in corso una discussione. Vabbè, ma voglio dire... sia una posizione sbagliata, ma non ho capito cosa ci sia ancora da confrontarsi su il progetto di piano. Cioè, o lo vogliono fare o non lo vogliono fare? Noi abbiamo dei fondi, da molti mesi abbiamo posto il problema di cosa fare. Se siamo confrontati. Finalizziamo come ci dicono loro, se noi usiamo diversamente. Mi pare che la cosa giusta sia programmare l'incontro tra le giunte, qui affrontiamo questa cosa, per me anche nei primissimi giorni all'anno, per capirci. In effetti sono competenze incrociate su donne, TPL, rifiuti, con Emiliano, progetto piano, ospedale imponente, poi le chiudiamo, Stefanico rimangono lì. Pare sia interesse comune chiudere. Però se posso permettere, politicamente, penso che il fatto, dobbiamo veramente porla bene questa cosa, e mi fa piacere di dirlo anche a te, perché, premesso che non so se qualcuno lo segue, ma cioè, il punto è che non dobbiamo dare la sensazione che c'è un'assenza di discussione o, come dire, di temi che non abbiamo individuato, perché c'è un punto che deve decidere su alcune cose. Dobbiamo insieme decidere su alcune cose. Ma come dobbiamo decidere su alcune cose? Se vuoi aprire una discussione, io metto la voce. Però voglio anche stare attenta che non mi torni addosso, perché qui pubblicamente sembra quasi che ci sono due, diciamo, enti che non decidono, ecco. Cioè, il punto è questo. Ci sono due enti che stanno decidendo. Andiamo, no? No. Faccio un minuto. È un minuto, è evidente che questo istante non arriva. No, ma non sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Sì. Cioè, il punto è che noi non dobbiamo neppure dare la sensazione di essere un ente che non ha deciso insieme a loro, perché qui c'è un ente che non sta decidendo e un ente che ha già deciso. Allora, se riapriamo una discussione, che venga, ma riapriamola con dei contenuti in cui noi siamo dei paletti, perché mi dispiacerebbe che fossimo trascinati in una discussione, no? Non so. Non so se il modo è giusto è quello di rifare una giunta. Nella conferenza stampa di fine anno lui mi ha parlato, mi pare giusto che lo risponda, diceva, noi abbiamo 3 mesi, tu hai 2 anni e mezzo, hai 2 anni e mezzo. Però noi in questi 2 mesi, avendo una posizione chiara, decisa, noi siamo andati a finalizzare, non so, si potrebbe dire se non si finalizzano, io questa qui la vai a soldi, l'ho chiesta 10 volte, a lei e a lui, io so che devo fare. Beh, basta che siano chiari, diciamo, i termini dell'incontro che facciamo, perché se al termine dell'incontro il punto è fare la conferenza stampa dove ribadiamo che è necessario avere dei risultati, poi non li otteniamo mai, secondo me piuttosto a questo punto vale la pena di aprire anche un confronto chiaro, ecco. Io penso così, avendo fatto un grande lavoro, diciamo, su tutti questi temi, essendo pronti a finalizzarlo, deve essere chiaro che se non si finalizza. Sì, però se vogliamo dare una sorta anche di. Mi sembra che detta così sia abbastanza chiaro. Noi abbiamo fatto un lavoro su questi punti, siamo pronti a finalizzarlo. Sì, ma facciamo la giornata di lavoro? Per mettere la cosa politicamente. Le singole cose, oppure ma la giornata di lavoro dà il senso che noi stiamo ancora discutendo su alcuni temi, mentre forse varrebbe la pena a un certo punto tirare fuori le questioni e dire io la vedo così, non vorrei sembrarvi troppo bellicosa. Fare 10 minuti e dargli un ordine di servizio, no? Mi pare che ci siano delle cose su cui c'è. Evidentemente, facciamo la conferenza. Ascoltate, facciamo la conferenza stampa. Perché lui non deve dire, facciamo la conferenza almeno un quarto che ci può stare. Per quanto di voi, ci diamo. D'altronde, come dire, o stiamo zitti o la affrontiamo a viso aperto. Mi farebbe tutto fare. Va bene? Io abbiamo 5 minuti. Facciamo un evento, succede una volta, siamo strutturali.
posso scendere io tanto che c'è questo. Sì, sì, grazie. L'autonne, insomma, la conferenza stampa di ieri merita che scriviamo una risposta. No, però a parte gli scherzi non so se proporre una giornata di lavoro sia il modo giusto, perché dà un po' la sensazione che lì. Buongiorno. Vedete, bene, lei? Buongiorno. Si metta qua. Dove? Qua, lei qua. Lei qua, direi che questa cosa è più vicino a lei, spostiamo noi. Facciamo giunto una sedia lì, per favore. No, no, venga. No, siamo noi. Ci portiamo? Bene, abbiamo nel 2014 ospitato 50 aziende qui a Fisciuntino. Bene, siamo il 51esimo? No, c'è più 51esimo. Questo è il mare d'agosto, la giunta non si fa, e questa è l'agenzia delle navi, siamo 40 anni di vita, non fai di lì? Sì, 40, no? Proprio 40 giusti, giusti quest'anno. L'azienda DMSC, l'agenzia DMSC, si può dire, stiamo così? Sì. Di riferimento DMSC. Quasi esclusiva. Noi abbiamo ancora nominalmente rappresentanza di armatori sudamericani, ma non più attivi. Le chiedevo da decine di minuti di descrivere, come lei sa, ho fatto una scheda qua sul sito stamattina, le chiedevo di descrivere un attimo per i colleghi diciamo la vostra attività, come abbiamo fatto in altre occasioni. Alla fine sono 50 iscrizioni, ma che sono state per me abbastanza utili per avere un panorama della presenza imprenditoriale di diversi campi, di diverse realtà imprenditoriali. Bene, bene. Vi ringrazio per questa opportunità che date all'azienda che rappresento. Questa azienda appunto compie quest'anno 40 anni, aveva iniziato come piccola azienda per rappresentare le flotte magrebine, e poi decisero invece di tornare alla prima, l'agenzia in quel momento più grande, più di nome, e allora rimase questa agenzia alle navi con solamente la rappresentanza della flotta cilena di Stato in premar, e i miei principali di allora, la famiglia Scognamiglio, mi chiese di entrare in questa azienda e poi entrare in società anche in questa piccola azienda, Agenzia Marittima delle Navi, nel 1975. E a quel punto il signor Aponte, proprietario della MSC, rappresentato dalla Cima, ma faceva pochissimo lavoro perché aveva una flotta molto piccola e molto insufficiente per le sue ambizioni, voleva fare la linea del Sudafrica, dell'East Africa e del Mar Rosso, con due o tre navette piccoline e mal attrezzate. E comunque chiese di venire alle navi e io fui felice di rappresentare anche la MSC, che non era poi una grossa cosa per il momento. Noi avevamo inizialmente 8 persone di equipaggio agenziale. Negli anni salirono perché i sudamericani fecero un ottimo lavoro, le flotte sudamericane, cilene, boliviane, equatoriane, peruviane, colombiane, che c'era un ottimo momento in cui stavano crescendo questi paesi qua. Io penso che questo abbia anche aiutato l'interscambio tra l'Italia e questi paesi, il fatto che queste compagnie abbiano frequentato l'Italia con assiduità e con costanza, e speriamo di averli rappresentati bene e che ci siano riconoscenti. Penso proprio di sì, dai rapporti che ancora tenuto con loro. Detto questo, Mediterranean Shipping nei primi tempi rappresentava poco, e noi arrivammo alle soglie degli anni 80 e anche un po' dopo con un personale intorno alle 25-30 persone. Uno dei salti più importanti fu fatto nell'85, quando Mediterranean Shipping iniziò a scalare gli Stati Uniti. In quel momento neanche attraverso i porti italiani, attraverso ferrovia, porti nord europei. Però visto che il traffico era consistente, aprirono la linea anche
dal Mediterraneo e da Genova. E quindi noi incrementammo il nostro personale. In breve, e tanto per dirvi a che punto siamo arrivati oggi, siamo arrivati a un numero di... a Genova abbiamo 216 persone, è l'ufficio principale, e poi abbiamo uffici a Torino, a Milano con 12 persone, a Trieste 26 persone, a Venezia 49 persone, 58 persone a Ravenna, 15 persone ad Ancona, 5 persone a Bari, e ancora abbiamo subagenti a Catania, a Palermo, dove abbiamo un pochino di acquisizione, poi Napoli, 48 persone, 3 persone a Roma, 3 persone a Civitavecchia e 28 persone a La Spezia. Infine Gioia Tauro, 29. C'è paragone. Anche perché i suoi dati sono veri. No, perché... sì. Ah sì? Scusatemi, me lo sono fatti. In totale sono 509 persone. Siamo in 509 persone e vogliamo ancora crescere. Spazio per crescere ce n'è. I nostri armatori vogliono fare. Hanno. Voi siete gli agenti adesso? Siamo gli agenti. Al 99% di MSC. Al 99% di MSC, è giusto così. E diciamo che... vi trasferirete nella nuova sede di San Benito. Sì, speriamo a fine gennaio. Abbiamo avuto qualche ritardo perché i costruttori hanno avuto i loro... Però per quanto mi è venuto, e spero che piaccia a tutti, anche a voi, e sarete anche invitati tra l'altro, ma all'inaugurazione. Io penso che sia un bel ufficio che dia anche un po' di lustro alla città di Genova. E a oltre a voi lì ci va anche il personale MSC. Ci va, no, viene Grandi Navi Veloci, che è qua attualmente, viene MSC Ital Catering, che è l'agenzia di catering per la MSC, viene MSC Crociere e nelle due torri che occupiamo noi ci saranno questi. Poi, darsi, in totale, lì già come siamo noi siamo su 600 persone e poi si aggiungeranno altre persone. Anzi, stiamo tentando di far migliorare un po' la zona anche esternamente perché c'è qualche problema. Molto, grazie a voi. E noi siamo disposti anche a contribuire economicamente, questa è un po' la nostra condizione. Ebbene, dicevo, il secondo passo importante c'è, lo dico per... È stata una persona molto interessante perché forse l'unico caso in cui un giornalista ha chiesto di trasformare, tornare indietro sull'estensore d'uso da residenziale a produttivo. Che di solito la richiesta è contraria. E c'è ancora un lotto di edificio costruibile, chissà quanti voi non si possa avere l'espansione. Io penso che possa interessare anche ai nostri armatori, non a noi, che abbiamo già fatto un passo grande, in troppo grande quasi, ma ai nostri armatori. Praticamente questo lotto completa l'operazione di San Benito. Sì, certamente, cominciate negli anni 70-80. Una parte degli anni 70. Poi rimarrebbe ancora per l'operazione, diciamo, del corpo molto dopo, del triangolo. Cercato per capirci particolarmente con scelte in fasi un po' diverse, dopo di più complesso, pensando e tra l'altro verrà lì anche l'autorità di posta nel palazzo vicino, la Torre Shipping, lì, sì. Nel 2015. Perché è del porto, perché il pezzo di porto è di... Sì, è di loro proprietà. Cos'è uno? Non sapevo, non lo so che me l'ha detto il presidente Mello nel corso del 2015, occuperanno praticamente una torta. Bene, ci sono domande, ci sono chiarimenti. Abbiamo conosciuto molti eventi di questa realtà, diciamo, economica. Da 40 anni. Sono lì da 40 anni e ho conosciuto e ho rappresentato in cima, perché io vengo dalla cima, dal 71 il signor Ponte. Il signor Ponte ha iniziato l'attività armatoriale nel 71 e ci siamo conosciuti due mesi dopo che iniziò questa attività. Diciamo inizi tempestosi.
100 soldi perché lui pretendeva determinate cose che per noi era difficile da, ma poi ci incontrammo sia sul carico. Ma adesso come navi, come trasportato e rapporto con MSC, come sono di lì? No, dunque in Italia MSC fa il 28% dell'import-export italiano, MET fa il 12%. Nel mondo, cioè. Nel mondo è superiore la Merckx con le linee soprattutto transpacifiche, Cina, Stati Uniti, e però sono molto vicini. Io preferirei rimanere buon secondo che primo, perché è una posizione più confortevole, però credo che siamo molto vicini a sorpassare la Merckx. Come traffici. Come traffici, come naviglio, come tutto. Cioè adesso la MSC quanto naviglio ha, diciamo, carico? Carico 408 unità. Ultimamente, proprio la settimana scorsa, ho ordinato 9 unità da 19.200. Credo se mondiale, il campo del naviglio si gioca a 400. E lo stesso è di cassetta da mezzo, adesso sono io. Che è un concorrente serio, capace. Lo puoi dare di più, che però scorsa settimana eravamo a Roma con la Merckx, il ministro che ce l'ha convocato, e la Merckx non è proprio così soddisfatta. L'investimento dovrebbe centrarsi in un momento ed è un momento difficile. Grazie a voi per averci ascoltato. Ho messo sul sito la scheda, sono d'accordo. Appunto, ce ne sono una cinquantina, certo, insomma, potrebbero mettere molto di più. Mi ha messo anche alcune altre piccole per dare il senso, però ci sembrava importante raccontare questa agenzia, perché agenzia 508 persone, credo che ce ne siano. Credo anch'io. Non lo so, non ho fatto statistica su questo, ma credo che... E mi potrebbe essere i primi. Eh sì, e purtroppo questo ci obbliga a migliorare sempre, a non essere mai contenti di quello che facciamo. Dobbiamo sempre migliorare. Non si resta lì. No, non si può, se no si lamenta. Quindi dobbiamo spremerci professionalmente ancora di più, e lo faremo. Bene, grazie. Grazie a voi, e auguri di buon lavoro. Auguri, buona giornata. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Dedichiamo ancora 10 minuti a Gentile. Non potete passare qui e parlare a cavo. C'è un problema di fisicità. A me. La fisica. No, io la metterei così, in effetti. Ma sì, devi. No, io la metterei così, che. Sì, perché. Non passa anche prima.